SOS, perché qui si marcisce di chiacchiere e di ingiustizie. Galleggiano i parassiti, galleggiano gli imbroglioni, mentre la povera gente si sfa. SOS, gridava Danilo Dolci, perché la nostra Costituzione dice che tutti hanno diritto di esprimere liberamente il loro pensiero. Con la parola, con lo scritto e con altro mezzo di diffusione. E poi aggiungeva, caro Presidente Napolitano, cosa vuol dire tutti? Cosa vuol dire tutti? Vuol forse dire tutti tranne i 50.000 abbonati della RAI che hanno reso possibile questo evento di questa sera? Vuol dire tutti tranne le 200 piazze che in questo momento sono collegate con noi in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, alla nostra amata Sicilia? Vuol dire tutti, escluso chi? Escluso noi? E le intercettazioni di Draghi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo escludere pure quelle dalla televisione? Vorrei ricordarle, ma con grande umiltà, Presidente Napolitano, che per una telefonata il Presidente degli Stati Uniti, Nixon, dovette dimettersi. Sappiamo che aveva ordinato di spiare i suoi avversari politici del Partito Democratico e una commissione del Senato, quando scoprì che tutte le telefonate del Presidente Nixon nella sala ovale erano state registrate, disse pubblicatele tutte, datecele tutte perché dobbiamo capire che cos'è successo. Questa è la democrazia americana. Altro che privacy. Si è compiuto, direbbe Danilo Dolci, nel nostro paese un delitto di enorme gravità. E qual è questo delitto? Si è realizzata un'interferenza politica sulla libertà d'espressione. E questo è un delitto molto grave, a prescindere dalle condanne che potranno emettere i tribunali. È una violenza fatta nei confronti della Costituzione e tutti noi dovremmo chiedere insieme che quelle telefonate, se sono normali, vengano tutte pubblicate. Avete creato nel nostro paese un arbitro lottizzato, maggioranza e opposizione dei partiti, l'arbitro che dovrebbe garantire il corretto svolgimento del sistema informativo è lottizzato, e anche questa è una violenza operata nei confronti della nostra Costituzione. Vorrei ricordarle che questo arbitro lottizzato è quello che emise nei confronti della RAI una sanzione quando noi ospitammo un intervento di Grillo, il quale le rivolgeva delle critiche. Allora Grillo che cos'è? In questo momento è un soggetto politico, e quando un soggetto politico esprime delle critiche, seppure in una forma discutibile, qual è il dovere di noi giornalisti? Le dobbiamo pubblicare. Abbiamo il dovere di pubblicare queste critiche. Invece la calunnia, la diffamazione, il vilipendio non spettano all'autorità delle comunicazioni, spettano ai tribunali ordinari, ma in quella occasione si costruì anche una gigantesca, mostruosa costruzione giudiziaria, che era quella di minacciare la RAI con una sanzione abnorme, 90 milioni di euro di multa per qualunque cosa noi facessimo. Qualunque cosa noi facessimo. Bene, l'abnormità di una sanzione è una cosa gravemente in contrasto con il diritto. Ma perché era stata elaborata questa sanzione? Per un motivo molto semplice: perché nel nostro paese non si deve parlare dei processi che riguardano il Presidente del Consiglio. Questa è la ragione. Allora io dico, va bene, questi processi non si devono fare,
perché così decide il Parlamento italiano. E su questo possiamo discutere, ma comunque se il Parlamento decide. Ma che di questi processi non si possa parlare, no, questa è una ferita profonda per la libertà del pensiero e per la Costituzione. Allora, signor Presidente, deve essere chiaro che io non voglio tirarla la giacchetta, non voglio né che lei firmi né che lei non firmi. Sono qui soltanto per ribadire che se i partiti non si allontanano dalla RAI, se i partiti non abbandonano le istituzioni di garanzia, il nostro paese resterà sempre prigioniero dei conflitti di interesse e anche i partiti di opposizione rimarranno prigionieri del conflitto di interesse. Allora guardi, il 25 marzo di 40 anni fa la Radio Libera di Danilo Dolci fu chiusa per un intervento della polizia, la prima radio libera italiana, perché aveva violato la legge che prevedeva il monopolio. Quando la legge la violò qualcun altro non successe la stessa cosa, ma Danilo Dolci non aveva alle sue spalle né un partito politico come ce l'avevano gli altri né la P2. I tempi stanno cambiando e come direbbe oggi Danilo Dolci, noi non solo abbiamo il diritto di parlare, abbiamo il diritto di farci sentire, ma noi abbiamo anche il dovere di parlare e di farci sentire. Noi dobbiamo essere ascoltati e per questo questa sera e in altre 200 piazze d'Italia e qui a Paladozza noi accendiamo le nostre luci perché ricominci anno zero.